Giornata di festa per il 15° scudetto e degli addio a San Siro nell'ultima di campionato. Cappello per l'ultima volta sulla panchina rossonera e Mauro Tassotti che dopo 16 anni smette di giocare e si prepara a fare da vice a Tabares. L'ultima di campionato è però la prima di Futre. Per la Cremonese gara accademica, nella rivedece la Serie A, subito Milan in avanti con Eranio. Cross di Cagno non aggancia. Al sesto minuto Costa Curta per UEA. Il tiro è forse deviato da De Agostini ed è palla in rete, 1-0. 23esimo, punizione di Maspero. Palla colpisce la traversa, si inserisce Florianci, c'è 1-1 parità. Poco dopo, punizione di Maspero. Fantini di testa, Tentoni, rovesciata, palla alta. La Cremonese a tratti si fa pericolosa. Floriancic, cross, Maspero, manca così una clamorosa opportunità. Finale di primo tempo con Boban, gran botta da fuori, Razzetti respinge. E passiamo alla ripresa, al 14esimo, Albertini per UEA. Razzetti manca l'uscita del 2-1. 16esimo, punizione di Albertini. Sulla schiena di Di Cagno, ancora Albertini. Gian De Biagi, deviazione a rete del 3-1. Poco dopo Florianci si lancia a rete, salta tutti, ma alla fine Rossi con un po' di affanno lo ferma. 20esimo, Boban, il cross, Tonucci lì da solo, non può sbagliare, il quarto gol. Al 26esimo Mauro Tassotti lascia il posto a Francesco Coco e un grande applauso accompagna la sua uscita dal campo. E 10 minuti dopo, UEA, Baggio per Di Canio in area di sinistro, il gol del 5-1. Saltiamo al 39esimo, c'è il calcio d'angolo per il Milan. Coco, Ferraroni, Boban, stop di petto e fucilata a rete per il gol del 6-1. 41esimo, ancora Baggio, punizione, ma ancora Di Canio che solo soletto fissa il risultato sul 7-1. È stata la classica passerella finale per il Milan, la Cremonese ha retto solo i primi.